Grande fratello, la prossima edizione sarà più breve senza VIP. Alfonso Signorini rompe il silenzio. Nonostante alla prossima edizione del Grande Fratello manchino ancora diversi mesi, si respira già un certo fermento e non sono mancati i primi rumor, secondo Dagospi per la prossima edizione del reality si starebbe pensando di tornare alle origini. Con un'edizione NIP, dalla durata di 3 o 4 mesi e senza raddoppio settimanale, Davide Maggio invece, aveva raddrizzato il tiro, spiegando che la prossima edizione potrebbe non essere totalmente NIP, ma includere un massimo di 4 personaggi famosi, di alto profilo. In ultimo TV Blog era intervenuto aggiungendo che il raddoppio settimanale non sarebbe in discussione per ragioni pubblicitarie e VIP e NIP sarebbero mischiati, dato che con i social il confine tra le due categorie è sempre più labile. Nelle scorse a sbottonarsi circa la prossima edizione delle reality è stato anche Alfonso Signorini, il quale rispondendo alle domande ha spiegato di non sapere ancora nulla della prossima edizione del GF VIP. Il conduttore ha poi risposto ad alcune frecciatine, in particolare ha replicato a chi si augurava che la prossima edizione delle reality non sarebbe stata condotta da lui, riferirò a chi di dovere. Alfonso ha anche condiviso il pensiero di chi spera che per il prossimo GF non si superino i 3 o 4 mesi. E a chi gli chiede perché sia così simpatico sui social e così antipatico in TV. Cambiando argomento, Signorini ha svelato di seguire la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, si mi piace molto. Circa la sua vita privata, invece, il direttore di chi ha rivelato di essere single, nella mia testa sono fidanzato. Ma nella realtà no. E a proposito del suo uomo ideale, mi affascina un bel cervello. E purtroppo un bel fisico. Binomio introvabile. Sempre rimanendo in tema di amore, il presentatore ha detto la sua su come conquistare le persone, mi dicono fuggendo, ma io mi faccio sempre trovare. Infine, sulla mancata paternità.